们的是这种网呀，没有说你们说的真多。Faccio uso di questo apparecchio, per amplificare un po' la voce se funziona bene, in modo che mi possiate sentire tutti. Intanto vi do il benvenuto a nome della direzione, mi chiamo Lucio Esposito, sono un conservatore di questo museo, che abbiamo ritenuto in coordinio con la signora Teresa e con Luigi Di Fisco, metterlo a giusta conclusione perché in questo posto sono pubblico, ci stanno anche delle collezioni private, però sono private, quindi dicevo, in questo posto pubblico sanno sistemare le ceramiche più belle. Le ceramiche che vediamo qua, dello stesso genere, anche se di fattura e di anni diversi, quindi facciamo oggi pomeriggio in questo museo un piccolo percorso dedicato alla ceramica. Ci fermiamo qua e non abbiamo altro da fare in questo piano terra perché qua ne comprendiamo la nascita di questo museo, ne comprendiamo i due fratelli Alfredo e Pompeo Correale che vedete raffigurati in queste immagini. Poco più di 100 anni fa misero insieme le loro collezioni e le donarono alla città di Sorrento insieme alla villa che era chiamata Villa La Gota. Alfredo e Pompeo Correale erano due rapporti di un'aristocrazia che nasceva già nell'antichità, nell'alto medioevo, questa aristocrazia fatta di tante famiglie nobili che gestivano e organizzavano la vita sociale sorrentina. Questi erano il collezionista di tappi di champagne, il collezionista di libri, raccoglievano un solo oggetto, ma però raccoglievano opere d'arte in generale, tutte le opere d'arte. Ecco perché ci troviamo un museo che è la riproduzione. Questa stanza, con il suo pavimento originale, con il suo soffitto, ce la troviamo arredata e sistemata come con il mobile, il sovrammobile e il quadro, e questa è la tecnica con cui si prosegue. Alcune sedie sparse intorno, anche se al piano terra prevalentemente erano le cucine e il cortile delle carrozze per depositare delle cose. La cappella non mancava mai in un palazzo nobiliare, perché al mattino, alla sera, si deve lasciare la recita insieme ai contadini e alle emozioni. Quelle che vediamo qua sono delle ceramiche di fine Seicento, a cui afferiscono sia la costruzione della questa villa alla Roma, che è una casa contadina, era abitata prevalentemente nei piani superiori dai nobili, ma in tutto il terreno che arrivava fino a quello che è oggi il Campo Italia. Quindi loro non donarono solo la casa con le opere d'arte nel suo interno, ma donarono anche tutto l'appezzamento di terreno perché sapevano che la cultura non dava da vivere. Quindi a sostentamento del palazzo e delle opere d'arte ci stavano qualcosa come 20 ettari di terreno e poi una serie di esplosi. Il primo esplosi fu proprio quello del 1933 al Campo Sportivo Italia, poi il tracciato della strada che arrivava fino al confine con la chiesa della Rotonda, le proprietà assegnate al museo insieme a quattro aziende agricole. Andiamo a vedere un po'. La prima sala era, come vi ho detto, la sala dei fondatori, l'omaggio ai fondatori, mentre invece in quest'altra la sala dei fondatori. Mentre in questa sala troviamo le cose che parlano della città di Sorrento alla metà dell'Ottocento, come era fatta nei quadri, che cosa si commercializzava e che cosa vendevano. Le abbiamo avute in dono da un signore che si chiama Onorato Feoretti.
prima che diventasse Alberto, esattamente 700 anni prima della nascita di Cristo, era un sepolcretto, una serie di tombe da cui sono state trovate questi oggetti. Di piano di sorvento perché un sistema per affrontare la costa che è alta come un panettone, no? Attraverso i rivoli porta lì alla base di quella montagna dove c'è continuamente e costantemente acqua fresca, acqua sorgiva. Quindi l'abitato fa sì che poi nasce anche il sepolcreto, e nel sepolcreto le tombe erano corredate con questo tipo di anfora che è squisitamente libanese, siriana, orientale. Queste sono le ceramiche più belle, più importanti e più antiche che abbiamo nella penisola salentina. Appartengono a questo corredo archeologico e ci raccontano la presenza delle genti di quel tempo. Quindi questa vostra ceramica è importantissima perché il rapporto che tenete con la ceramica è quello là. Appena scendiamo dal letto prendiamo una tazzina di caffè. Se la tazzina di caffè la mettete tra le mani, vi accorgete immediatamente se è leggera, se è pesante, se è trasparente. Poi lasciamo la tazzina e prendiamo il lavandino. Nelle descrizioni del 1600 addirittura si parla di persone che in procinto della morte, ma ancora semivive, portate in questa selva di Santa Caterina, venivano portate a morire. Quindi allora apro questa fialetta per dargli il senso della morte. Poi gli faccio fare colazione con un piccolo panino pieno di cipolla, panino a base di cipolla, perché pane e cipolla è l'alimento del 600, questa puzza di morte pervade. Girate in queste stanze e guardate intorno. Uno dei pittori che va per la Magione è questo signore qua che si chiama Mirko Spadaro. Prima dell'arrivo di Caravaggio, guardate a Napoli come dipingevano, come alla maniera fiamminga, vale a dire più scene in una sola scena. Com'è possibile che in una sala come questa, che è l'affrontamento di questo museo di sala 100 anni fa, da una parete c'è sta un San Giovanni che è dimetralato e sull'altra c'è sta o ciucci scurugliate con il suo carrettiere che non è più alto di una spanna di vite. Perché? Sintomi di qualcosa di particolare. Questo secolo economicamente disastrato, pian piano ce lo lasciamo alle spalle. L'ultima batosta è quella del 1680. Professoressa Teresa, allora gli mettiamo una tazzina simile a questa tra le mani di queste signore e poi abbozziamo un disegno. Questa è porcellana orientale, forse il vostro occhio risulta quasi allenato a vederlo perché tutte le copie escono in queste aste televisive, però questi sono gli originali. Questa è quella che si chiama la famiglia Rosa, quella che abbiamo visto prima era la famiglia Blu, dinastia Ming 1350, questa è la famiglia Rosa un po' più tardi, ma è ugualmente bella. E i cinesi, pure i Chakun Da. Adesso nella cultura cinese non esiste la macchina o caffè o la tazza media e grande. Non esiste nel concetto. L'arredo è il concetto orientale, dato da questo vaso con un cucchiaio in ceramica
e una tazza, senza manco piattino. Però pur di accontentare gli olandesi e i portoghesi che trafficavano con le loro navi, andavano a caricarli a Batavia, quella che oggi è la città di Surabaya in Indonesia, quindi tutta la Cina, tutto l'Oriente, arrivava, confluiva là, tossi, ceramici, loro li mettevano sui galeoni e li portavano nel nord Europa, a Gand, nella città di Gand, vicino Rotterdam, a metà strada di Anversa, e da lì trovavano spazio in tutta Europa. Gli accoglienti erano meravigliosi, perché non c'era camino italiano che non teneva sia nella famiglia dei Medici a Firenze che in quella dei Borboni a Napoli, che sul camino non c'erano questi due oggetti con l'acqua dentro che servivano a umidificare l'aria. Anche questi sono delle cose meravigliose. Sotto le iscrizioni, non come nel nostro caso raccontano la casa, ma sono delle frasi di augurio, perché la rosa al centro fa nascere una curiosità normale e semplice nelle signore, dice, ma questi che sciore? E insieme agli altri arriva un fiore, che sta arrivando. Sì. Ci spostiamo sopra, ne parliamo sopra, vi faccio vedere il resto. Nelle descrizioni del 1600 addirittura si parla di persone che in procinto della morte, ma ancora semivive, portate in questa selva di Santa Caterina, venivano portate a morire. Quindi allora apro questa fialetta per dare il senso della cosa. Poi li faccio fare colazione con un piccolo panino pieno di cipolla, panino a base di cipolla, perché pane e cipolla è l'alimento del 600. Questa puzza di morto pervade, girate in queste stanze e guardate intorno. Dalla, uno dei pittori che va per la maggiore è questo signore qua che si chiama Mico Spadaro. Prima dell'arrivo di Caravaggio, guardate a Napoli come dipingevano, come alla maniera fiamminga, vale a dire più scene in una sola scena. Com'è possibile che in una sala come questa, che è l'affrontamento di questa museo di sala 100 anni fa, da una parete ci sta un San Giovanni che è di metranato e sull'altra ci sta o ciucci scurucchiato con il suo carrettiere che è, non è più alto di una spanna di vite. Perché? Sintomi di qualcosa di particolare. Questo secolo economicamente disastrato, pian piano ce lo lasciamo alle spalle. L'ultima batosta è quella del 1680. Professoressa Teresa, allora gli mettiamo una tazzina simile a questa tra le mani di queste signore e poi affozziamo un disegno. Questa è porcellana orientale, forse il vostro occhio risulta quasi allenato a vederlo, perché tutte le copie escono in queste aste televisive, però questi sono gli originali. Questa è quella che si chiama la famiglia Rosa, quella che abbiamo visto prima era la famiglia Blu, dinastia Ming 1350, questa è la famiglia Rosa un po' più tardi, ma è ugualmente bella. E i cinesi, pure i Chakunundava, adesso nella cultura cinese non esiste la macchinetta o il caffè o la tazza media e grande,
non esiste nel concetto, la vedo è il concetto orientale, data da questo vaso con un cucchiaio in ceramica e una tazza senza manco piatti. Però pur di accontentare gli olandesi e i portoghesi che trafficavano con le loro navi, andarono a caricarli a Batavia, quella che oggi è la città di Surabaya, in Indonesia, quindi tutta la Cina, tutto l'Oriente. Arrivavano, confluivano, torsi, ceramici, loro li mettevano sui galeoni e li portavano nel nord Europa, a Gand, nella città di Gand, vicino Rotterdam, a metà strada di Anversa, e da lì trovavano spazio in tutta Europa. Gli accoglienti erano meravigliosi perché non c'era camino italiano che nutriva sia nella famiglia dei Medici a Firenze che in quella dei Borboni a Napoli. Che sul camino non c'erano questi due oggetti con l'acqua dentro che servivano a umidificare l'aria. Anche queste sono delle cose meravigliose. Sotto le iscrizioni, non come nel nostro caso raccontano la casa, ma sono delle frasi di augurio, perché la rosa al centro fa nascere una curiosità normale e semplice nelle signore, dice, ma che sciore? E insieme agli altri arriva un fiore, stanno arrivando. Sì. Ci spostiamo sopra, ne parliamo sopra, vi faccio vedere il resto. I gesuiti che glielo portano, si tratta della camelia. Questa camelia attraverserà tutto l'Ottocento, sia per la sua bellezza, sia perché fiorisce anche d'inverno in temperature rigide, e Carolina ne vorrà per la sua reggia questi quadri, perché sono così grandi? Sono grandi, immensi, perché servono ad arredare. Pensate, la reggia di Caserta, siamo a 1874 ambienti, ambienti non come questi, 6 metri per 6. Poi quello che ci pittate sulla ceramica è quello di là. Boh, se la ceramica sopravvive, al primo decennio, al secondo decennio, arriverà nelle mani di uno che l'ha visto, quindi non scusate, mai ci metterà la firma. Fate molta attenzione a quello che ci mi permetto di leggermi. A docente coadiuvante, perché anche il più semplice pezzetto può avere e svilupparsi una sua importantissima storia. La camelia è arrivata attraverso i disegni, non solo la camelia, anche degli animali, delle cose, attraverso il disegno sulla ceramica. Emerge prorompente da tutta questa serie di decorazioni. Questa è una industria importantissima napoletana, si chiama del Vecchio, ed era una via di fiera di Chiaia, producevano per tutta una serie di cose, però per questo fatto erano preferite quelle ceramiche già colorate, riccamente colorate. Andiamo a cogliere un altro fenomeno bellissimo. Cartoline, in assenza di macchine fotografiche, i maestri pittori che si fermavano a Sorrento vendevano ai turisti viaggiatori del Gran Turco come i cartolini, invece c'erano i cartolini che non esistevano ancora, c'erano i quadrini e sono piccoli perché era una capenna la muletta. Se li guardate con attenzione, questa grande, l'unico problema qual è? Vedo, professoressa, che questo blu quando lo dipingiamo è verde perché va a fuoco e nel fuoco subisce il diraccio. Queste sono le più belle in assoluto che abbiamo, sono le ceramiche di Castelli, e a parte gli alberelli di famiglia, i piatti da parata, prevalentemente e principalmente sono storie risanti. No, vengono da fuori. Con la professoressa in mezzo, io da un lato e Luigi da un altro. Aspetta. I prodotti tipici e poi vedremo anche il percorso degli agrumi, dalla pianta fino alla raccolta, fino anche alla pelatura, che poi è un percorso propedeutico per fare il limoncello. Poi ci farà vedere proprio anche questa distilleria di limoncello, vedremo anche delle grotte particolari
dove viene messo il vino per decantare. È davvero una salienta agricola, un'azienda agricola con più grande schermo. Se hai anche spiegato come si fa il vino? Certamente, ecco, certamente. Tutti i procedimenti agricoli che vanno sia dalla terra fino alla tavola. C'è un modo per concludere da questo corso con la cultura, con le ceramiche che abbiamo visto, e con questo abbiamo fatto molte riproduzioni di limoni, queste cose qua la ripetiamo oltre sotto il profilo artistico, ma anche sul profilo agroalimentare. Maria Teresa Iello, aspetta, Maria Rita Lauro. Facciamo una fotografia. Professore, potete farne voi? Francesca, vieni, fa.